Ma quanto erano fighi gli anni 90? Niente da ridire, i film che uscivano in quegli anni erano praticamente pazzeschi. Ebbene, oggi sono qua per farvi fare un bel tuffo nel passato, per farvi un po' riscoprire 5 pellicole legate a quegli anni di cui non possiamo averne perso la visione, anche perché sono talmente famose e icone di quegli anni che per chi non li avesse visti, vada subito a riprenderli. L'ultimo è qualcosa di veramente clamoroso. In ogni caso adesso ve ne parlerò, ma prima di iniziare, ciao, sono Captain Nerd e bentornati su Chuck e Azione. Partiamo subito col botto con Pulp Fiction del 1994, scritto e diretto da Quentin Tarantino. Si articola in 3 racconti diversi che si intrecciano tra loro senza seguire un ordine cronologico, iniziando e finendo nello stesso posto. Nel cast troviamo, tra gli altri, anche Samuel Jackson, Uma Thurman, John Travolta e Bruce Willis. La carriera di Travolta, ormai in ombra da anni, fu rilanciata proprio grazie a questa interpretazione, che gli valse anche una nomination agli Oscar come miglior attore non protagonista. E proseguendo, non poteva mancare nel 1993 Jurassic Park, primo e indimenticabile film di una delle saghe più celebri della storia del cinema. Diretto da Steven Spielberg, ha avuto finora 5 sequel, ovvero Il Mondo Perduto, Jurassic Park, Jurassic Park 3 e poi la trilogia di Jurassic World. Pensate voi che erano appena gli anni 90 e le persone vedevano sul grande schermo questi dinosauri fatti in una maniera molto realistica, quindi diciamo che è stato uno spettacolo per la prima volta da vedere sulla televisione o sul grande schermo, quindi è stata veramente un'innovazione per gli anni in cui eravamo. Tanta, ma veramente tanta roba, grande Spielberg. Nel 94 abbiamo un cult, ovvero Le ali della libertà, con protagonisti Tim Robbins e Morgan Freeman. È basato sul racconto di Rita Hayworth e la redenzione di Shawshank di Stephen King. Nella pellicola, due detenuti molto diversi tra loro stringono un insolito legame accomunati dal desiderio di libertà, una storia di speranza, amicizia e redenzione dietro le mura di un carcere di massima sicurezza. Il film è candidato a 7 premi Oscar ed è senza dubbio uno dei migliori film degli anni 90. E arrivando negli anni 1999 abbiamo anche Il Sesto Senso, che è anche questo tra i migliori film degli anni 90, nonché uno dei migliori di sempre. Il film racconta la storia di uno psicologo infantile che prende in cura un bambino che sostiene di riuscire a vedere e parlare con i morti. La pellicola fu nominata a 6 premi Oscar, ma non ricevette nessuna statuetta purtroppo. E sempre nello stesso anno non può mancare un capolavoro della fantascienza, ovvero Matrix, che è un capostipite della trilogia, diventata poi tetralogia, che vede il nostro Keanu Reeves nei panni di Thomas Anderson, alias Neo, ovvero un cittadino virtuoso di giorno e un hacker di notte. Sono stati realizzati inizialmente 2 sequel, sempre diretti dalle sorelle Wachowski, intitolati Matrix Reloaded e Matrix Revolutions, usciti entrambi nel 2003, a pochi mesi l'uno dall'altro. Nel 2019 è stato ufficializzato il quarto capitolo, intitolato Matrix Resurrections, diretto sempre da Wachowski e con Keanu Reeves a interpretare nuovamente il suo iconico personaggio. La pellicola in questione è qualcosa di veramente spettacolare perché porta il telespettatore alla scoperta di un nuovo mondo attaccato al nostro, un mondo virtuale in cui praticamente lo spazio, il tempo e il fisico e tutto quello che ci circonda può essere manipolato. Infatti, Neo, diventando l'Eletto, riesce a volare, riesce ad avere un kung fu abbastanza imponente verso praticamente tutte le persone che vogliono attaccarlo. E praticamente spiegano molto bene anche cosa succede nella parte esterna, ovvero sulla Terra in pratica. E qui vediamo che le macchine assumono il potere e quindi ciò ci fa anche pensare che se nel nostro mondo tutto ciò che riguarda l'elettronica, tutto ciò che riguarda il computer continuasse ad andare avanti, svilupparsi, svilupparsi, potremmo arrivare anche noi a quei livelli. E quindi ciò ci lascia intendere che potrebbe essere una premonizione per il futuro. E questa cosa è veramente molto intrigante. Quindi, per quanto mi riguarda, è praticamente uno dei miei film preferiti degli anni 90 e non me lo toccate. Io comunque, ragazzi, sono giunto alla conclusione di questo video. Spero che abbiate apprezzato la mia top 5 dei film anni 90 ed avervi anche un po' sbloccato un ricordo. In ogni caso, ce ne sono tantissimi altri, dal Titanic a Ghost, ce ne
ci sono vari generi di cui potete trattare, ne potete trovare altri 10 film spettacolari da vedere negli anni 90, però questi 5 li dovete vedere. Io spero che abbiate apprezzato questo video, vi chiedo comunque di seguirci su Instagram e Facebook e di iscrivervi al nostro canale su YouTube cliccando anche sulla campanella, che è sempre una cosa importantissima. E da Captain Nerd qui oggi è tutto, noi ci vedremo presto al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!